I lavoratori sono ancora in attesa di essere ricevuti dal prefetto. Sì, io mi sono fatto carico di chiamarlo e cortesemente il prefetto mi ha risposto annunciandomi che, essendo lui fuori sede, provvederà il viceprefetto a incontrare i lavoratori. Io mi auguro che accada presto, dopodiché io ho gli strumenti che ho e porterò il caso in Parlamento. La FIMCISL, l'unico sindacato presente in questa fabbrica, teme che questa possa diventare una consuetudine, agire nottetempo, smontare tutto e partire. È un timore concreto anche perché sta avvenendo in queste ore, nei giorni scorsi, e rischia di avvenire nelle prossime ore, in questo caso e anche in altri. Fa bene la CISL a ricordare al mondo delle istituzioni e della politica che dobbiamo fare fronte comune, perché ciò non può avvenire, almeno nel rispetto delle norme, per aprire trattative, perché poi dietro le trattative c'è solo un obiettivo, quello di salvaguardare i posti di lavoro.